La festa della rinascita, 1100 bambini qui in Piazza Duomo ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La festa della rinascita, l'occasione per riconsegnare alla città la chiesa delle Anime Sante dopo un sapiente restauro. Le immagini della cupola delle Anime Sante hanno fatto il giro del mondo all'indomani del 6 aprile. Poi c'è stato il restauro e la chiesa ora tornerà fruibile grazie alla comunione di intenti del governo italiano con quello francese. Tra l'altro ci sono i bambini nati nel 2009 e nel 2010. Un bambino accenderà appunto l'albero di Natale più grande d'Abruzzo, che si trova a Cesaprobba, con un comando automatico, un segno di rinascita, di speranza molto importante questo per il futuro. Il momento forse più emozionante è quando i bambini nati nel 2009 e nel 2010, circa 1100 presenti in Piazza Duomo per la festa della rinascita, liberano nel cielo i palloncini neri e verdi a salutare così, a modo loro, la riconsegna della chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuta come Chiesa delle Anime Sante, alla città. È uno dei simboli del terremoto dell'Aquila, che ora torna pienamente fruibile per i cittadini. Questa chiesa è un simbolo del post-terremoto del 1703 e oggi lo diventa anche del post-terremoto 2009. La cupola è stata il simbolo della tragedia e oggi è il simbolo della rinascita. È il segnale che l'Aquila... Capita all'Aquila qualche volta di cadere, ma rinasce sempre dalle macerie, più forte, più solida e più bella. A presenziare alla cerimonia, con un palco allestito davanti al Duomo, che invece ancora porta i segni del sisma e ci vorrà tempo prima che tornerà, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal saluto dei bambini, che in coro più volte lo hanno chiamato durante la cerimonia, anche il Ministro degli Affari Esteri francese, assieme all'ambasciatore francese in Italia. La chiesa, che si trova in Piazza Duomo, nel cuore del centro, è stata gravemente danneggiata dal sisma del 6 aprile, come si sa, diventando uno dei simboli della tragedia per il crollo in diretta televisiva della cupola il 7 aprile del 2009. Italia e Francia, sorelle in questo percorso. Emozionante anche il video trasmesso quando una giovane studentessa aquilana, Giulia Brandani, che ora vive in Francia con la sua famiglia e li studia, si rivolge alla città dell'Aquila in francese. La restituzione delle Anime Sante è un altro tassello, dottoressa, molto importante per la rinascita della città. Infatti il comitato ha voluto proprio che fosse una festa della rinascita. Sì, è il momento di farla, la festa della rinascita. Ricostruire il patrimonio culturale all'Aquila vuol dire ricostruire la città, perché è patrimonio culturale nei monumenti e nel tessuto edilizio per il 90%, per cui noi che ci lavoriamo veramente sentiamo di poter contribuire alla ricostruzione di tutta la città. Il patrimonio edilizio privato sta al 90% dei progetti approvati e l'immagine si vede passeggiando per la città. Il patrimonio pubblico, i più grandi monumenti stanno tornando uno a uno, i più importanti con le Maggio, le Anime Sante, San Bernardino qualche anno fa, e tanti ne arriveranno. C'è un programma di restituzioni nei prossimi mesi strepitoso e ne siamo felici.